La missione dei numerosi soggetti ed enti che hanno aderito alla neofondazione ITS Turismo e Cultura Molise è quella di formare esperti e tecnici che possano contribuire alla nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al turismo e ai beni culturali. Questa mattina, nella sala del Consiglio del Rettorato dell'Università degli Studi del Molise, la presentazione ufficiale della fondazione, nata il 3 settembre scorso. Il grande successo della stagione turistica di quest'anno in Molise ha determinato anche, non voglio dire una serie di problemi, ma di valutazioni di crescita. Ci sono tante sfumature che devono essere viste anche con un'ottica diversa. Quando si parla di formazione, naturalmente l'università c'è sempre. Io credo, resto dell'idea che la strada maestra di un diplomato sia il percorso universitario. Capisco però che quello che il percorso universitario offre probabilmente non è sufficiente perché ci sono gradualità e sfumature diverse nell'ambito delle persone che possono lavorare nel turismo in questo momento. È cambiato molto, diciamo, l'orizzonte rispetto a quello che c'era solo 10 anni fa, e la forza della domanda di turismo che c'è nella nostra regione ci obbliga giustamente a porci delle domande. Credo che abbia giovato naturalmente al Molise anche l'andamento della stagione del Covid. Cioè la tipologia di interessamento che il nostro territorio ha avuto rispetto ad altri territori sicuramente ha alzato l'attenzione. E quindi la cosa importante per il Molise è che chi è venuto in maniera occasionale decide di tornare, vuol dire che quello che ha trovato gli è piaciuto. Ovviamente questo potrebbe significare, noi ci lavoriamo, che questo aumento della domanda non sia esclusivamente contingente, dovremmo farci trovare pronti. Diciamo, dal mio punto di vista non mi sento il primo interlocutore che dovrà dare queste risposte, ma è chiaro che l'università farà ovviamente la sua parte anche pensando a una tipologia di turismo diverso, quello del progetto che per esempio abbiamo con l'archeologia con la regione, che punta al portale, a un modo diverso di vivere l'archeologia e un modo di far vedere tante cose belle che noi abbiamo in Molise, assolutamente sconosciute, devo dire a volte anche a noi che siamo in Molise, che rappresentano una grande attrattiva per chi viene da fuori.